È scattata oggi la caccia ai cattivi odori ad Arezzo. Si tratta di uno studio olfattometrico, 30 gli annusatori che per i prossimi 6 mesi scenderanno in campo nei 52 punti che sono stati indicati e che si trovano nelle località nelle quali ormai da mesi vengono indicate maleodoranze. Ogni tanto si sente. E come si vive quando c'è quell'odore? Si chiude il cuore. Si vive male. Da San Zeno alle Poggiola, da Pontecchiani ad Olmo e Battifolle, queste le zone da dove negli ultimi mesi sono stati segnalati disagi dovuti all'indesiderata convivenza con cattivi odori. Dal mattino presto, ieri mattina non si respirava. Un odore talmente acre che a volte non si respira, ti tappa la gola, il naso. Io mi sono ritrovata d'estate, che mi era entrato improvvisamente questo odore in casa, ho dovuto chiudere le finestre perché me ne entrava altro. Lo studio è stato commissionato dal comune di Arezzo alla Ecola Studio di Lucca. Dopo un primo slittamento, adesso entra nel vivo. L'obiettivo è quello di dare risposte definitive sull'origine degli odori che i residenti segnalano da tempo, soprattutto in estate. Nell'ultimo periodo, devo essere sincero, si sente leggermente meno. Molto probabilmente per quanto riguarda il vento, soprattutto d'estate, che le temperature aumentano, l'odore è naturalmente più forte, quello assolutamente. I nati sono stati selezionati ed allenati a riconoscere vari tipi di odori. Adesso gli annusatori eseguiranno sopralluoghi sostando nelle postazioni individuate nelle 12 località, annuseranno l'aria di intervalli ed inseriranno nel questionario digitale la propria sensazione olfattiva. Pensa che possa servire? Io me lo auguro di cuore, perché noi sono anni qui a Chiani che d'estate non si apre le finestre. È infine disponibile per tutti i cittadini un'applicazione per la gestione delle segnalazioni.